Il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari è nato negli anni 50. Erano gli anni della riforma agraria, riformatori contro latifondisti. Fu una vera rivoluzione e la Sassari riformista ebbe in Antonio Segni il più convinto sostenitore della riforma. I politici di allora capirono che la tecnologia e la ricerca applicate all'agricoltura sarebbero state il motore del piano di rinascita della Sardegna. Ma di cosa si occupa oggi il Dipartimento di Agraria? Le nuove tecnologie agrotecniche che si impiegano sia nella produzione primaria che nella trasformazione degli alimenti. Andiamo dalle ricerche sugli impatti ambientali dell'agricoltura, sull'agricoltura cosiddetta biologica, organica, con una terminologia internazionale, per l'uso razionale dell'acqua nelle culture tradizionali, compreso il riso. Andiamo alla ricerca nei campi dell'arboricoltura, con particolare attenzione alla viticoltura, fino alla trasformazione degli alimenti, alla zootecnia con la pecora da latte e la vacca da latte, che sono due strutture portanti del sistema produttivo italiano e sardo, per finire con la meccanizzazione, la pianificazione territoriale, insomma, copriamo tutte le aree dell'attività dell'agricoltura e della trasformazione. La ricerca e l'innovazione in agricoltura hanno trasformato pastori e agricoltori in imprenditori agricoli. Una ricerca della Confagricoltura dice che tre giovani disoccupati su quattro sognano di aprire un agriturismo e coltivare i prodotti della terra. L'avvento della meccanizzazione, la razionalizzazione delle tecniche di allevamento consente adesso agli allevatori di avere una qualità della vita immensamente superiore a quella dei loro genitori o dei loro nonni, per cui molti ragazzi ritornano in azienda o non la lasciano mai, adottando nuove tecnologie e con degli stili di vita molto più adeguati a quelli a cui siamo abituati nel mondo moderno. I ricercatori in Italia sono mal pagati e senza fondi. Questo determina il fenomeno della fuga di cervelli. Uno degli imputati di questo fenomeno è lo scarso rapporto tra ricerca e mondo del lavoro. Ma qualcosa sta cambiando. Il dottor Carlo Ruiu, ricercatore entomologo, sta studiando e producendo antagonisti biologici contro i parassiti presso i laboratori del centro ricerca di Porto Conte. Oggi studiare in un dipartimento di agraria permette anche di acquisire una serie di tecnologie che poi possono dare degli sbocchi differenti. Una delle iniziative che ad esempio attualmente l'Università italiana sta lanciando è quella della creazione di imprese della ricerca, i cosiddetti spin-off, che è quello che noi qua come facoltà di agraria abbiamo fatto. Nel mio caso, ad esempio, io mi occupo di biotecnologie applicate al controllo biologico degli insetti nocivi e in questo ambito, oltre al lavoro che facciamo in laboratorio, ho creato una impresa innovativa che si chiama BioEcoPest, che è localizzata nel Parco Tecnologico della Sardegna e che si occupa per l'appunto di biotecnologie. È uno dei risultati che questa azienda ha raggiunto, oltre a diversi premi e riconoscimenti, c'è anche quello di aver creato dei posti di lavoro proprio per laureati della nostra università. Il Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Sassari ha una vera banca di microrganismi che con la loro biodiversità sono tra i responsabili della fermentazione del vino, della fermentazione dei latticini e della lievitazione del pane e dei dolci sardi. Questi invisibili amici sono l'anima del sapore e del gusto di Sardegna e proprio i fermenti del pane sardo stanno dimostrando grandi potenzialità nella produzione della birra. Certo, possiamo dirlo, anche perché le potenzialità ci sono tutte, anche perché la birra potrebbe essere un ottimo volano per coltivazioni come appunto l'orzo e il grano, che da sempre hanno caratterizzato la cerealicoltura sarda e che ultimamente purtroppo sono andate, diciamo, in declino, il che vorrebbe dire anche dare un'indicazione diversa da quella della coltivazione del cardo, per esempio, a molti coltivatori. E potrebbe voler dire una rinascita anche della cerealicoltura. Si sa che i sardi sono dei grandi consumatori di birra, ma grazie alla ricerca potremmo anche diventare dei grandi produttori.